Care carissime, ben trovate, ben svegliate, ben venute nel mio canale. Io sono Zaira sui tarocchi. Quindi, cosa facciamo? Il messaggio del giorno per voi. Questo messaggio che io posso tutte le mattine alle 8, che però non è a mo' di oroscopo, mi raccomando. Perché non è quello che vi deve accadere oggi, ma bensì quello che dovete sapere oggi di un qualcosa che vi riguarda, di un qualcosa che l'universo ha cura di così segnalarvi. Ovviamente non può riguardare assolutamente su tutte quante voi o tutti quanti voi, perché siete così tanti che sarebbe assurdo pensare che un'energia possa coinvolgere tante persone, però sicuramente a qualcuno riguarderà, ci sarà un'energia prevalente secondo la teoria della, come dire, della sincronicità. Se voi casualmente avete così aperto questo video, oppure anche semplicemente se lo seguite tutti i giorni e stamattina prendolo trovate delle attinenze a qualcosa che vi riguarda, ecco che questo deve farvi assolutamente riflettere, e quindi insomma può essere un punto di appunto di riflessione, ovviamente sempre considerando che sono interattivi collettivi. Quindi non prendete mai decisioni su un collettivo, perché appunto, come spiegato, non può risuonare su tutti quanti voi. Per cui massima, diciamo, leggerezza nell'ascoltare, tenendo da conto che se vi riguarda potete usufruire di un qualcosa che l'universo vi mette a corrente. Poi, se volete approfondire la situazione e lo volete fare con me, troverete tutto nella descrizione del video, nella info box, troverete le informazioni per potermi contattare. Allora, che altro vi voglio dire? Vi voglio anche dire, intanto vi voglio proprio ringraziare veramente di cuore per il seguito, per tutto, insomma, per i commenti, per i like. Grazie, grazie veramente di cuore, perché nulla è scontato. Quindi, insomma, io, le persone che mi seguono da sempre, voglio ringraziare. Sapete che vi ho nel cuore, ma ho nel cuore anche quelle venute a mezza strada o quelle appena arrivate. Lo sapete, c'è una sinergia pazzesca che io percepisco, e percepisco anche la vostra. Quindi proprio per questo che le stesse a volte vengono così pregne di riscontri, proprio perché c'è questa bella energia che abbiamo. Allora, tipologia di carte nonché la carta in uscita, i mini tarocchi dell'armonia. Emerge la carta del 4 di bastoni, molto bella. Qua ci parla di buoni rapporti. I mini tarocchi della New Vision, e qua viene il 6 di bastoni. Molto bene, andiamo bene. Le sibille italiane, la stanza. Mamma mia, ragazze, qua c'è qualcosa di che sta arrivando per voi. I tarot mucho, viene 5 di bastoni. I tarocchi delle stagioni, la carta del mago. Gli oracoli di Helen, speranza, vivere la vita come un sogno ad occhi aperti, quindi vietato calpestare i sogni. I King dell'amore, emerge il King numero 64 prima del compimento. Quindi qua ci saranno dei cambiamenti radicali nel rapporto. Vediamo se questi cambiamenti sono positivi o negativi. Allora, io direi che sono assolutamente positivi. Qui abbiamo tutte carte di grande armonia. Abbiamo la carta del ritorno, anche se è un ritorno un po' egoico, e una persona, avete a che fare con una persona molto egoica. Ecco, questo ve lo voglio comunque dire. Abbiamo il 6 di bastoni, vedete, questo è un condottiero. Lui è assolutamente consapevole del suo valore. Questa è una persona che sa come ottenere ciò che vuole, ha sempre un trofeo. Ritorna sempre in patria vincitore, acclamato, quindi ha un ego smisurato, però è anche un mago, quindi questa è una persona capace, non è che uno così, è uno capace, è un buon affabulatore,
un buon, anche un po' manipolatore, perché no? Diciamo che in questa tipologia di carte il mago ha più un simbolismo della magia creatrice, quindi comunque vuole qua iniziare un qualcosa con voi dopo un periodo contrastante, perché 5 di bastoni, vedete, ci parla proprio di una persona irritabile a causa probabilmente di questo suo ego, di una persona che può avere anche un'eccessiva passionalità anche nel esporre i suoi, non so, dubbi, i suoi problemi, le sue idee, le sue opinioni. È una persona che può portare ricchezza, fortuna e gioia, perché comunque questo è un combattente, uno che sa come, però può anche essere. Questa carta può essere anche legata a un'interruzione di stabilità a causa appunto di eccessi. Quindi questa persona potrebbe anche, non è per tutti, per alcuni, avere degli eccessi, tipo bere tanto, arrabbiarsi tanto, non so, parlare tanto, gridare tanto, tutto un po' eccessivo, eh? E quindi questa è la caratteristica. Però vedete qua c'è l'armonia, c'è la stabilità, c'è l'anima gemella, 4 di bastoni, c'è la stanza che ci parla di intimità e ci parla soprattutto di una prossima novella. Quando esce la stanza significa che voi con questa persona comunque avete sempre avuto dei bei rapporti intimi, molto passionali, molto così, insomma, magnetici. Qui voi non avete, anche se c'è stata un'interruzione, però qui voi non avete mai, mai, mai perso la speranza. Avete sempre sognato di poter ricongiungervi con questa persona. Sembrava quasi una cosa impossibile, perché come un sogno ad occhi aperti, perché evidentemente questa persona è una persona che un po' vi ha dominato, magari in maniera inconscia, visto la sua energia, ma lo ha fatto. Con questa carta del prima del compimento, qua ci saranno dei cambiamenti radicali nel rapporto, e questi cambiamenti sono cambiamenti assolutamente di ritorno, di nuovo inizio, di una stabilità ritrovata, un'armonia di buoni rapporti e di una sessualità sempre più forte e coinvolgente. Quindi qua si sono risolti. Si risolveranno, o si sono risolti, o si deve ancora avvenire, ma comunque c'è questa energia di andare a risolvere queste problematiche e ricominciare questa situazione proprio facendo dei cambiamenti radicali, cioè ci sarà proprio un cambiamento fondamentale che porterà all'avvicinamento di questa persona. Ovviamente, ragazze, questo, ripeto, non è per tutti. Se voi vi riscontrate in questa stesa, allora fatecelo un pensierino, può essere la vostra stesa. Ma, ripeto, ma sono tante le persone che si interagiscono e hanno queste situazioni, per cui andate poi ad approfondire con un consulto personale. Se lo volete fare con me, trovate nella descrizione del video il modo in cui contattarmi. E ovviamente, poi, se invece magari non avete questa necessità, comunque ascoltate i consigli, ma sempre con estrema tranquillità, leggerezza, cioè non vi fissate troppo nelle situazioni. E poi vi voglio anche sensibilizzare a un like o a un'iscrizione, o a entrambi se non l'avete già fatto, per aiutarmi a sostenere il canale che presumibilmente seguite e vi piace. Io a questo punto vi ringrazio di essere stati con me anche quest'oggi. Vi do appuntamento a domani mattina, non mancate, per il nuovo messaggio del giorno. Un abbraccio di luce dalla vostra Zaira. Ciao!